Ciao a tutti ragazzi, oggi iniziamo una nuova avventura con una Maserati 424. Abbiamo visto qualche Maserati sul canale, abbiamo visto una Biturbo, mi sembra, due porte, carburatori. Abbiamo visto una 422 e adesso vediamo una 424, a parte quelle più recenti. Comunque, una Maserati dell'era Biturbo, ecco, diciamo così. Per la gioia di Daniele, anche perché prenderemo da lui i ricambi, che salutiamo cordialmente. Allora, io ho una 424, quindi la 424 è una macchina che secondo me rientra in un mercato collezionistico senza avere troppi impegni economici. È una macchina che si compra ancora a cifre abbastanza ragionevoli. È una macchina che però, ragazzi, ne hanno vendute pochissime, molto poche. Si parla di meno di 1000 esemplari, forse addirittura meno di 500 esemplari. Ne hanno vendute veramente poche. Costava uno sproposito. E poi il problema più grosso, che per me è errato, soffriva della nomea della prima Biturbo, che non andava male neanche lei, se vogliamo proprio dirla tutta. Le 424 comunque, con i motori iniezione, le Maserati hanno migliorato moltissimo il loro utilizzo, perché sono più fruibili. Poi con i motori a 4 valvole per cilindro, sono migliorati ancora di più. 4 e 24 vuol dire 4 porte e la loro dicitura, 24 valvole al motore. Questo motore è accreditato di 245 cavalli, quindi due intercooler frontali, chiaramente iniezione elettronica Weber, Marelli, calotta dello spinterogeno con i cavi delle candele. Questa è una macchina che è stata utilizzata, poi è stata fermata, è una macchina comunque funzionante, è stata venduta a un nostro cliente, che tra l'altro salutiamo, ciao Fulvio, è stata presa da un nostro cliente, venduta a un altro, e adesso la macchina chiaramente è bisognosa di cure, anche se è una macchina che è arrivata qui funzionante. Il fatto che una macchina sia funzionante già ti può precludere alcuni problemi magari più importanti di una macchina che non parte, e questo lo diciamo spesso e volentieri. Attenzione, perché adesso con l'avvento dei nuovi ricambi di Daniele e il gruppo di Passione Biturbo ci possono permettere, questo l'ho già detto l'altra volta e lo ripeto a gonfie vele, speriamo di non cadere, esistono molti ricambi nuovi migliori dell'originale, perché allora io sono per i ricambi originali, quindi lo voglio dire che non me ne voglia Daniele, però ci sono dei ricambi originali costruiti all'epoca che non fanno nient'altro che mantenere i problemi dell'epoca. Quindi queste macchine avevano, faccio un esempio, poi ci possono essere tante altre cose, mi possono smentire chi ne sa più di me, però avevano dei problemi di frizione, più che di gruppo frizione, di forcella frizione, che dopo andremo a vedere, è quella che aziona il cuscinetto reggispinta dalla frizione. Erano molto deboli, si piegavano, si rompevano, si deformavano. Il gruppo di Daniele è riuscito a ricavarle dal pieno, queste forcelle, quindi secondo me ha fatto una gran cosa. Cioè, indipendentemente dal costo, lui e il suo gruppo, a riparare, a ricostruire un pezzo che già di suo era problematico. Infatti questa macchina qui, vieni Gab, allora, adesso la macchina è sul ponte, ma se Gabri inquadra, vedete che il pedale frizione, premetto che la macchina funziona, il pedale frizione è molto più basso del pedale freno e la macchina stacca praticamente sul tappeto, tant'è vero che se io metto la retromarcia, se non sono completamente fermo, la macchina gratta, e se tengo dentro la prima al semaforo fatico a tenere la macchina ferma, perché la frizione sta lavorando, perché praticamente non stacca del tutto. Perché la forcella, oltre che esserci la frizione consumata e il ragno che chiaramente sta cedendo, abbiamo la forcella che si sta deformando, quindi si è deformata, fino a che non si rompe del tutto e dopo rimanete dove siete. Ve la facciamo sentire anche in moto, non parte per la batteria, però noi la facciamo sentire in moto lo stesso. Allora, ecco una stupidata. Le Maserati di quest'epoca hanno i poli invertiti, quindi hanno il positivo a sinistra. Quelli che non vogliono spendere, che cosa fanno? Mettono le batterie normali, quindi le batterie normali hanno il polo a destra, il polo positivo a destra. Tirano questi e fanno un lavoro del cazzo. Questo per non mettere la sua batteria. Perché, scusami Gabri, perché questo verrebbe spontaneo di collegare praticamente il negativo dall'altra parte.
Adesso è ferma da un pochettino, ma dovrebbe partire. Con l'iniezione hanno molti meno problemi queste macchine qua, molto molto meno, perché naturalmente si comporta come una macchina più recente. Quelle a carburatore hanno il problema dell'avviamento quando sono calde, quindi non è che partano da Dio anche queste quando sono calde, però rispetto alle altre è un gioiello. Dove ho lasciato la lampadina, Gab? Qua. Trovata. Allora, la distribuzione, abbiamo 4 alberi a cami in testa, 2 per ogni bancata, ok? Molto bene. Abbiamo la cinghia di distribuzione che comanda una puleggia. Dietro abbiamo il rinvio con la catena che fa girare l'altro albero. Quindi non abbiamo le due puleggie frontali comandate dalla cinghia di distribuzione, ma abbiamo una catena che comanda l'altro albero. Anche queste catene prendono gioco, si allungano e possono cedere. Chiaramente non come la distribuzione che è a cinghia, ma anche loro col tempo si allungano. Non sono catene molto lunghe, però chiaramente dopo tendono a sbattere e potrebbero anche fare degli altri tipi di danni. Andiamo ad alzarla, che almeno vediamo anche come è arrivata la macchina, perché questa è una macchina da restauro meccanico, ma che comunque è una macchina funzionante. Quindi andiamo a vedere che poi che cosa gli faremo per renderla perfetta. Facciamola girare anche un po', così magari vediamo anche se perde olio. No, il booster non si sta caricando adesso, perché la batteria è talmente scarica che la corrente dell'alternatore se la sta prendendo tutta lui. Quindi io dovrei staccare questo. Il minimo si è alzato leggermente. Quando il booster si carica si illumina questa, lampeggia questo, perché vuol dire che si sta ricaricando. Ma quando la batteria è talmente a terra, tutta la corrente dell'alternatore non è sufficiente a caricare anche l'altro, quindi si ferma al primo accumulatore, che è la batteria della macchina. Alziamo. La 424 esce con un motore a 24 valvole per cilindro, 24 valvole in totale, naturalmente, stavo dicendo per cilindro. Cerchi in lega da 16, sospensioni elettroniche, a differenza delle altre, scusami Gab. E il doppio scarico posteriore. Questo è più che altro è un vezzo, Però crea, secondo me, è anche una sorta di sportività particolare, è bello. Allora, lievissimi, anzi praticamente niente, non fa neanche la goccia, lievissimi trasudamenti dal differenziale posteriore, proprio una cosa proprio lieve. Pompa benzina con le tubazioni, qui hanno già cambiato le tubazioni benzina, perché il serbatoio è posto sopra l'auto, lo vedete che escono i raccordi da qua? Quindi il serbatoio è a caduta, come le Mercedes. Quindi il serbatoio cade, c'è una pompa benzina normalissima, elettrica, a bassa pressione, perché è una pompa da 3 bar e mezzo, forse neanche, con un filtro benzina. Perché la macchina, essendo iniezione elettronica, non ha bisogno di una pressione benzina esagerata, naturalmente. Quindi il fatto che la macchina possa avere tanti cavalli, abbiamo già detto che la pressione benzina dipende dal tipo di iniezione che monta la macchina. Guardate che bello. Ancora con i suoi particolari di ricambi. Questa è una chicca carina. Allora, tutte le tubazioni le hanno già sostituite per la gioia di Fulvio, perché Fulvio, il nostro amico, è un po' sfortunato con le tubazioni benzina. Questi qua mi ha detto: controllare subito i tubi benzina, e che cazzo? E gli ho detto: guarda Fulvio, ti faccio anche il video, quindi vanno tutti bene. Questo è il rinvio, il trevie del rinvio dei tubi freni posteriori. Anche questi sono stati sostituiti. Le sospensioni posteriori, anche loro sono a controllo elettronico, hanno un pulsante sulla plancia che comandano sia le anteriori che le posteriori. Hanno cambiato la marmitta, no? Guardate come hanno messo la fascetta, Gesù bambino. L'hanno messa, è nuova sta marmitta,
dovevano metterla appena appena più di qua, in modo che stringeva, perché viene fuori proprio appena appena lo sfiato. Vedete che c'è il forellino con la cosa nera, ed è nuova la marmitta. L'albero di trasmissione gli hanno già fatto le crociere, questo va controllato, tutti gli alberi di trasmissione a crociere va visto che non abbia gioco, quindi si muove l'albero dentro nella crociera, non ci deve essere gioco, il gioco che vedete è dentro nel cambio, che leggermente un pochino ci deve essere, ma la crociera non deve cioccare, quindi se la crociera avesse gioco io avrei questo pezzo che è quello del cambio che è fermo e questo che sto muovendo che ciocca, quindi farebbe così. In questo caso si muove tutto ed è corretto. In mezzo abbiamo il giunto come l'Alfa, abbiamo un'altra crociera qua e anche questo non ha gioco, e poi abbiamo il classico gioco del differenziale, quindi abbiamo l'altra crociera che è buona e il lievissimo gioco che deve avere dentro nel differenziale, naturalmente, che è questo, ok? È fastidioso sto cavolo di coso qua. C'ha ancora tutto il suo catrame sotto che chiaramente con la vecchiaia, col calore si sta scrostando, però è tutto il catrame che gli è andato sotto la macchina, in fondo diciamo, ecco. Discorso scatole guide. Queste scatole guide perdono solo a guardarle, sempre, è un classico, quando andremo a cambiare le cuffiette che si stanno rompendo, ma in questo caso non perde. Il bello di questa scatola guida è che cambiarla è semplicissimo, perché è qua che vi guarda, come anche è abbastanza semplice fargli la frizione, ok? La frizione la troviamo qua, quindi via le marmitte, via l'albero, via il cambio, non mi dire che senti puzza, gatto, bravo, via le marmitte, via l'albero, via il cambio, giù la frizione. Questo l'ho lasciata qui apposta, strano ma vero, ma questa macchina è asciutta come un bambino. Oh, l'ho lasciata in moto, what? Mai visto un sensore di fase. Questo legge chiaramente i giri della puleggia. Se io questo sbaglio a fare la regolazione e lo metto un po' più lontano, se lo metto troppo vicino mi sega il sensore perché lo metto contro la puleggia. Se lo tengo troppo lontano la macchina non parte, o se parte gira male perché non riesce a leggere. Quindi controllate sempre che quando tirate giù questi sensori qua, perché non è l'unica macchina che li ha così. Adesso chiaramente qua il motore è longitudinale, quindi chiaramente è messo comodo, ma in quelle che ce l'hanno trasversale è messo vicino alla puleggia dell'albero motore. Ci sono degli spessori, quando ci sono controllate sempre, perché quello ha una sede e se voi lo tenete più spostato, più vicino, la macchina fa schefe. Altro pezzo comodo da cambiare, compressore del clima e l'alternatore. Per il resto l'avantreno di questa macchina è una bicicletta con le ruote, ora che non me ne vogliano i maseratisti, però c'ha un braccetto e un tirante e la barra di torsione. Meno male che ha la barra di torsione. Basta, quelli ha messo le trombe bitonali del pullman, quindi così se quando suoni non ti sentono, però strano ma vero, non perde né acqua né olio. La spegniamo, sennò tu Gab muori, mi sa, vero? C'hai la tosse. Perché tu hai fumato fino a ieri, adesso poi hai smesso di fumare. Non hai smesso di fumare? Ma fumi quelle elettroniche però. Eh? Ah, bravo, bravo. Perfetto. Ok, adesso tu vai di qua, che diciamo due cose sull'interno che ci vogliono, perché chiaramente la macchina è bisognosa di cure e ci affideremo al nostro amico per fare queste cose. Daniele. No, che Daniele, no, non è Daniele. Adesso non è che può far tutto Daniele. No, io qui voglio fare una cosa. Siccome le radiche sono saltato via il trasparente e quant'altro, noi ci appoggeremo al nostro amico e vediamo il risultato che viene, ma non diciamo niente. Teniamo una sorpresa, perché quello che salta via principalmente è il trasparente che c'è sopra e sotto rimane il foglio di radica, che fondamentalmente è brutto perché è grezzo, ecco. Però voglio fare una prova e poi c'è da riparare quella parte lì del cruscotto, perché la pelle con cui veniva rivestita questa macchina è prima di tutto finta pelle in molti casi come quella, e comunque era molto economico l'interno di questa macchina, quindi perfetto non lo sarà mai. Un interno vissuto, però cerchiamo
sicuramente di migliorarlo. Anche questa qui che voi vedete rivestita sopra non è vera Alcantara, ma è, chiamiamolo, un'Alcantara sintetica, chiamiamolo volgarmente così, ecco, poi mi salteranno addosso, però non è fondamentalmente proprio Alcantara. Allora, autoradio Coeva dell'epoca, non è quella di primo impianto, ma è una Blaupunkt SQR, mi sembra questa, sì. È simile a quella della Tema 832. Questo abbiamo invece qua il comando delle sospensioni elettroniche. Ok, adesso la batteria è a terra. Però vedete che qua col pulsante si cambia, quando è carica la batteria, ecco, si cambiano i programmi delle sospensioni. Quando la batteria funziona, naturalmente. Quindi quello è il settaggio, diciamo, delle sospensioni elettroniche, se uno le vuole più dure o meno dure. Quelle, devo dire che, rispetto, e quello bisogna dirlo, perché non è che bisogna sempre dire le cose negative, quelle, rispetto alle nostre sospensioni della Tema 832, comunque chi aveva le sospensioni a controllo elettronico, quelle erano migliori, nel senso che avevano molte più funzioni perché avevano anche diversi settaggi e andavano molto, 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 ma molto meglio delle nostre. Molto meno. Considerate che è sempre un'elettronica Fiat di 35 anni, perché la macchina è del 90, quindi 33 anni buoni. Però, per essere una macchina delle nostre, chiamiamola così, ma i problemi li hanno anche le macchine estere, tranquilli, andavano molto bene, quindi quello c'è da dirlo. È dotata di tettuccio apribile, è bello l'interno di questa macchina, è opulento, questo è il termine giusto, vuol dire quel lusso sfarzoso, proprio lusso sfarzoso da malavitoso, ecco, una cosa del genere. Posteriormente, questa è una figata, ce l'hanno anche le 422. No, ma riesce ad aprire la porta, Gab? Ce la fai, Gab? Perfetto, tira, bravo, capo. Sì, posteriormente è molto bella la macchina, naturalmente. Questo, a parte la cimice morta che adesso la buttiamo via, sono le casse dell'impianto audio posteriore. Questo pannello rivestito dello stesso materiale di quello anteriore, del cruscotto anteriore, con le sue tendine, simile alla Tema. Però aveva questo, secondo me, questo tessuto qua che era... Sì, è pelle questa, però è sicuramente una pelle più economica di quello che erano magari le nostre Tema LX e le nostre Tema 832. Con questo colore, con questo interno? Però nera con questo interno qua, sicuramente dal fatto suo. E pensate che ne hanno vendute veramente poche di queste macchine qua. Cioè, hanno venduto più due porte, che è il 224, rispetto al 424. Montano lo stesso motore. Hanno una differenza sulle ruote, perché sono sempre da 16 pollici. Questa monta le 205, 45, 16. Forse la misura dei pneumatici è identica, ma sicuramente c'è qualcosa che cambia o sulle T del cerchio o sul canale del cerchio. Però c'erano delle differenze, che adesso non mi ricordo a memoria, ma qualcosa c'era. Comunque, ora, prima faremo la parte meccanica, dopodiché la tireremo giù dal ponte e sarebbe bello se fate i bravi, mi fate sapere, se riuscissimo a seguire anche la parte interna. Bisogna vedere se il nostro amico vuole. Però bisogna chiederglielo. Però questa è una cosa, anche perché è una procedura particolare che io voglio fare con questi legni, che ho già provato a fare con la mia Tema Ferrari, cioè ho preso delle radiche, scusatemi, di una Tema 832, bruttissime, messe peggio di queste, avevano un'altra trama, ma comunque quello è il meno, e ho fatto fare questo trattamento e sono venute fuori veramente, veramente bene. Infatti vorrò farvele vedere, perché questo sulla Maserati non l'ho mai fatto. È un esperimento, anche perché per tirar giù quelle radiche lì c'è da smontare il cruscotto, quindi c'è sicuramente un po' da bestemmiare. Quindi ragazzi, anche per questa volta ci siamo. Al prossimo video con i nostri avanzamenti lavori. Mi avete chiesto i video di tecnica, stanno arrivando, come compatibilmente con gli impegni di Gabri e con gli impegni di tutti noi in officina, giusto? Sì. Ciao a tutti ragazzi, buona continuazione di serata e grazie di stare ancora con noi.